Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi cominceremo a affrontare un'analisi abbastanza dettagliata dei difetti cristallini e dei meccanismi di deformazione. Perché questa necessità? Perché insomma in questo corso, come vi ho detto, oltre ad andare ad analizzare leghe sostanzialmente ferrose, come si ottengono, come si possono controllare le proprietà meccaniche, eccetera, in realtà dovremo anche analizzare come eventualmente rafforzare queste leghe durante il loro normale esercizio a fronte di diverse modalità di sollecitazione che potrebbero andare dalla normale trazione alla fatica, allo scorrimento viscoso, che vedremo un po' più avanti. Bene, per quanto riguarda i nostri materiali metallici, in realtà questi non si comportano benissimo. Cosa vuol dire quando dico non si comportano benissimo? E cioè, la loro resistenza teorica massima, quella che potremmo ottenere banalmente dalla misura della forza necessaria ad allontanare due atomi, in realtà due piani di atomi fra loro, fino a una distanza sostanzialmente infinita, questa resistenza teorica massima in realtà è decisamente superiore di diversi ordini di grandezza rispetto alla resistenza reale, cioè la resistenza che i materiali metallici offrono. E come vedremo nella lezione di oggi, questo è giustificabile con in qualche modo la presenza di una grande quantità di difetti reticolari che fanno sì che quei 14 reticoli sbravati di cui abbiamo parlato, quelle posizioni reticolari all'interno delle quali i nostri atomi si vanno a posizionare in qualsiasi metallo, in realtà sono un auspicio, ma ogni materiale metallico reale avrà dentro di sé una grande quantità di difetti. Ebbene, se andiamo a fare un'analisi abbastanza rozza, diciamo, di quanta forza serve per allontanare fra loro, qui stiamo parlando di due atomi, in realtà dovete sempre immaginare un sistema tridimensionale in cui il pezzo si rompe, quindi i due piani reticolari si allontanano all'infinito, un calcolo abbastanza semplice potrebbe approssimare la forza necessaria ad allontanare questi due atomi con questo andamento che ha un asintoto e che per quanto riguarda la maggior parte della forza necessaria vedrà sostanzialmente una forma che può ricordare tranquillamente una sinusoide. Facendo un po' di approssimazioni, ricordandoci che per noi è importante raggiungere la forza massima, e quindi non descrivere l'interna sinusoide, ma la forza massima, e immaginando, sempre come approssimazione, come prima approssimazione, che il nostro pezzo nel rompersi necessiti come energia solo quella necessaria a formare due nuove superfici. Noi sappiamo che non è così. Se prendiamo del pongo, queste paste per bambini, noi sappiamo che quando stiamo tirando non solo si andrà a rompere formando due nuove superfici, ma si deformerà plasticamente, anzi molto spesso quella sarà la parte maggiore dell'energia assorbita dal nostro sistema. Comunque, ipotizzando il nostro pezzo si comporti in maniera completamente fragile, cioè nel rompersi semplicemente vada a generare due nuove superfici, possiamo abbastanza facilmente andare, con una serie di approssimazioni che se volete divertirvi fatevi, insomma, sostanzialmente sono dei passaggi matematici, come avete visto, basati su una serie di approssimazioni molto spinte, ad un valore della forza necessaria a separare i nostri due piani cristallini che è data da questa grandezza, in modo di Young, moltiplicato la tensione superficiale diviso questo A con zero, che è il parametro reticolare. Ebbene, facendo due conti proprio rozzi, troviamo che questo valore di sigma con C, che è il valore necessario a rompere il nostro pezzo nell'ipotesi di un materiale perfettamente fragile, è pari a circa 26 GPa. Se prendiamo un acciaio, vediamo che il valore di resistenza reale è decisamente più basso. Tipicamente, se 26 GPa, per esempio in un acciaio, è pari a circa il decimo del modulo di Young, vediamo che nel caso della resistenza reale, questo valore di resistenza a rottura è un millesimo del modulo di Young. Quindi abbiamo differenze fra la resistenza teorica e la resistenza reale che possono essere di 2-3 ordini di grandezza, cioè di 100.000 volte. È chiaro che c'è qualcosa che non torna. Quindi in realtà il modello che vi ho raccontato relativo al fatto che in un materiale metallico i nostri atomi si posizionano all'interno del nostro sistema tridimensionale in corrispondenza delle posizioni di equilibrio che sono appunto date dai 14 reticoli Bravais, in realtà è una grossa e grossolana approssimazione. La giustificazione al fatto che la differenza fra la resistenza teorica e la resistenza reale è così importante è legata alla presenza di tutta una serie di difettosità all'interno del materiale. Difettosità che possono essere legate a motivi termodinamici, li vediamo fra poco,
difettosità che sono legate al fatto che il nostro materiale nel suo processo di formazione allo stato solido, nella sua solidificazione, vede una serie di passaggi che non sono quelli legati a una perfetta reversibilità termodinamica, ma ci sono degli aspetti cinetici, è legata al fatto che la nostra superficie non è perfetta del materiale, ma presenta la sua rugosità e quindi una serie di difettosità di conseguenza, è legata al fatto che il nostro materiale all'interno, per una serie di motivi che vedremo più avanti, potrà presentare tutta una serie di difetti, a volte anche visibili macroscopicamente, sotto forma di micro e macro vuoti, sotto forma di inclusioni, cioè particelle non metalliche, all'interno della nostra matrice metallica. Macro vuoti, potreste osservare, proprio esperienza quotidiana, se trovate qualche tombino per fogna rotto, questo non ghisa normalmente, bene, quel tombino per fogna spesso presenterà dei buchi all'interno della superficie di frattura. Quei buchi sono macro vuoti che per un manufatto semplice di basso costo, come è un tombino per fogna, sono abbastanza accettabili. Se lo stesso buco lo trovaste in un altro motore sarebbe inaccettabile, d'accordo? Quindi in realtà questi micro e macro vuoti potranno avere una loro accettabilità nel manufatto finale a seconda chiaramente dell'utilizzo che si farà di quel manufatto. Per difetti puntuali parliamo di vacanze, indicato qua con 1, lo vediamo qui, cioè qui chiaramente il modello è bidimensionale, ma immaginatelo nel tridimensionale, voi avete un reticolo cristallino ordinato, in qualche punto vi mancherà un atomo del nostro reticolo. Stiamo parlando per esempio di ferro puro, di alluminio puro, oppure ancora autointerstiziale, il 2, per esempio questo, cioè un atomo, per esempio ricordiamoci il reticolo cubico carbocentrato, ad esempio, in cui un atomo invece di trovarsi nella posizione reticolare data da Bravais, si va a ficcare, ad esempio, il cubio corpo centrato nel buco in mezzo, quello grossolano, ricordate come era fatto? Ancora, e questi, diciamo, sono due difetti che sono presenti in tutte le leghe, anche nei metalli cosiddetti puri, cioè in cui non c'è nessun elemento di lega aggiunto. Abbiamo poi delle impurezze interstiziali, 3, questa qui, oppure impurezze sostituzionali, 4 e 5, dove abbiamo appunto la presenza di elementi di lega che si vanno a ficcare nel reticolo e lo vanno a disturbare. Perché lo disturbano? Ma perché banalmente, anche solo considerando come unico parametro il parametro dimensionale, e non è l'unico parametro nelle leghe, vediamo che la loro posizione nel reticolo disturba gli atomi intorno, o sono un po' più grossi o sono un po' più piccoli, gli altri atomi si adattano. Questo concetto del più grosso o più piccolo, in realtà, tornando indietro sulla vacanza, sul lato interstiziale, lo vedete che vacanza, per esempio, se manca un atomo nel reticolo, non è che gli altri atomi intorno si stanno fermi, ma gli altri atomi intorno si riarrangiano spostandosi in modo tale da deformare localmente il reticolo. Stessa cosa nel caso dell'atomo interstiziale. Questo oggetto grossolano, l'atomo che si va a ficcare al centro del reticolo cubico corpo centrato, per fare un esempio, sposterà gli altri, si allargherà un po', e creerà uno stato di tensione interna. Bene, qual è il problema, specialmente nelle vacanze del lato interstiziale, ma poi in realtà anche delle impurezze? Nel caso di vacanze e auto interstiziali, il problema principale è che c'è un motivo termodinamico perché queste esistano. Per quale motivo? Perché per qualsiasi temperatura si trovi il nostro pezzo, anche temperatura ambiente, ci sarà sempre una frazione di vacanze e interstiziali presenti, in quanto, se vi ricordate, il fatto di avere il nostro pezzo a una temperatura diversa da 0 Kelvin comporta una certa agitazione termica. Questi atomi, nelle varie posizioni di cui non stanno fermi, ma per il solo fatto di trovarci a una certa temperatura, si agitano intorno alla loro posizione di equilibrio. Questa agitazione avviene per ampiezze che hanno un valore medio, ma come tutti i valori medi ci saranno atomi che si muoveranno in maniera un po' più ampia e atomi che si muoveranno in maniera un po' più ampia. Una certa coda gaussiana in realtà si muoverà talmente tanto da far perdere la posizione reticolare al nostro atomo e da farlo andare da qualche altra parte. Quindi il motivo per cui in un nostro reticolo cristallino sono presenti interstiziali e vacanze è legato allo stesso fatto che questi atomi in posizione reticolare si agitano e una certa percentuale che cresce con la temperatura, chiaramente, avrà un'ampiezza di oscillazione talmente alta da far perdere la posizione reticolare. Tant'è che poi, quando noi arriviamo alla fusione,
tutti gli atomi avranno agitazione tale per cui il nostro pezzo diventa liquido, sostanzialmente. Vi dicevo che poi in realtà anche le impurezze sono praticamente sempre presenti, perché voi, come lieve ingegneri industriali e curriculum meccanica, in realtà avete sempre solo a che fare con leghe, non avete mai a che fare con metalli puri. Anche laddove abbiate a che fare con ferro, se andate al ferramenta potete il ferro, in realtà quel ferro dentro c'è sempre un po' di ossigeno, un po' di manganese, un po' di silicio, un po' di fosforo, un po' di zolfo, percentuali anche piccoli di elementi, ma che vi danno tutto quello che abbiamo appena raccontato. Quindi in realtà vediamo che questa presenza di vacanze interstiziali e di impurezze va a modificare in maniera abbastanza importante, direi anche residuo cristallino, con un aspetto via via sempre più importante con l'aumento della temperatura. Vediamo qua che aumentando la temperatura la quantità di vacanze presenti aumenta, finché appunto arrivando alla temperatura di fusione il nostro pezzo perde anche di consistenza, non è più solido in qualche modo. Vediamo per esempio che se a temperatura ambiente si ha una vacanza ogni 10 alla 15 atomi, non è pochissimo, se vi ricordate quanto è una mole, quant'è una mole? 10 alla 23 atomi, abbiamo che prossimi alla temperatura di fusione un atomo ogni 10.000 va altrove, quindi in realtà la densità può essere piuttosto importante. E vi ripeto, non è semplicemente un problema di mancanza o di aggiunta, ma il fatto che ci sia la vacanza o che ci sia l'interstiziale o l'anno interstiziale comporta una deformazione del reticolo cristallino che avrà poi le sue conseguenze. Difetti lineari. Questi in realtà hanno una origine completamente diversa. Intanto un difetto lineare, i difetti lineari di cui stiamo parlando si chiamano dislocazioni. Sono difetti che hanno bisogno di aggiungere energia libera al nostro sistema. Quindi in realtà le dislocazioni non dovrebbero esistere, perché dal punto di vista termodinamico sono un aumento di energia libera del sistema. Perché esistono? Ma per tutta una serie di motivi, fra cui per esempio per il fatto che la solidificazione del nostro pezzo non avviene mai secondo una serie infinita di stati di equilibrio, per cui estremamente lentamente, ma in realtà vedremo che la solidificazione avviene in maniera cineticamente più, come dire, vivace. Vediamo che queste dislocazioni in realtà sono di vario tipo. Le principali che possiamo ricordare sono a spigolo o a vite. Vediamo come costruirle come modello. Chiaramente non è che quello che sto per raccontare sia quello che avviene veramente, ma diciamo che sono modelli per visualizzare. Molto facile è la dislocazione a spigolo. Immaginate di prendere il vostro reticolo cristallino perfetto, immaginate di avere delle ideali forbici, tagliate lungo un semipiano e inserite a forza un semipiano all'interno del taglio che avete fatto. Questo che comporta? Come vedete qua, comporterà intanto la presenza di una specie di tubo presente all'interno del nostro sistema e poi uno stato tensionale di compressione e di trazione, come vedremo fra poco, intorno a quella che viene chiamata dislocazione, che comporterà un'interazione diversa con, per esempio, gli atomi di impurezza presenti. L'altro caso di dislocazione che possiamo incontrare è la cosiddetta dislocazione a vite. Usando sempre le nostre forbici ideali, facciamo un taglio lungo sempre il semipiano, ma stavolta invece di aggiungere a forza un semipiano in più, lo dislochiamo, lo spostiamo di una distanza interatomica. In realtà potremmo farlo anche due, di tre. Perché queste dislocazioni comportano un forte abbassamento della resistenza meccanica del nostro pezzo? Perché in realtà queste dislocazioni, se sollecitate, hanno una serie di effetti. Ecco, qui per esempio vediamo quello che vi ho raccontato prima, la presenza di dislocazioni in un sistema tridimensionale. Vedete che l'inserimento di questo semipiano implica la nascita di uno stato di compressione in questa zona e uno stato di trazione in questa zona. Facciamo subito una digressione. Che effetto ha la presenza di un campo di tensione o di compressione intorno alla dislocazione? Facciamo un esempio molto semplice. Immaginate di avere a che fare con un telo di lenzuolo, metteteci tante palline intorno. Il nostro telo, immaginiamo che sia il nostro sistema tridimensionale, le palline sono gli atomi di impurezza. Che succede se in un punto tirate? Le palline si accumulano lì. È la stessa cosa che succede in questo caso. Specialmente gli elementi più piccoli, carbonio, idrogeno, la presenza di uno stato tensionale dovuto alla presenza di queste dislocazioni
attira gli atomi a ridosso delle stesse, come una conseguenza che vedremo fra poco. Quindi in realtà la presenza delle dislocazioni, che noi qui abbiamo visto essere a spigula, a vite, ma molto più frequentemente sono miste, cioè avranno caratteri misti che possono essere in qualche modo determinati, caratterizzati usando quello che non vi ho neanche citato, essere il vettore di Burgers, cioè quel vettore che vi identifica la differenza fra il reticolo cristallino ideale e il reticolo cristallino reale. In pratica, se noi facciamo, per farlo più semplice, se prendiamo un circuito di 4 atomi lontano dalla dislocazione, abbiamo un certo circuito. Se facciamo lo stesso circuito intorno alla dislocazione, vediamo che la stessa lunghezza che avevamo lontana dalla dislocazione qua non consentirebbe la chiusura. Il vettore di Burgers è quello che permette la chiusura del circuito intorno alla dislocazione, ma non mi interessa questo eccessivamente, è un modo per caratterizzarlo. Vi dicevo appunto, tornando a noi, la presenza di questi campi di deformazione e di trazione avrà un effetto molto importante sia nella interazione tra la dislocazione e gli elementi di lega, che nell'interazione fra le varie dislocazioni che, come vedremo, hanno una densità piuttosto importante. Questo è quello che vi ho raccontato un attimo fa. Guardate che succede intorno alla dislocazione quando ho elementi aggiunti o come impurezze o perché ce li ho aggiunti apposta. Il caso tipico è quello con gli elementi interstiziali, carbonio o azoto, elementi che spesso sono utilizzati come elementi lega, o nei casi più, come dire, complessi, potremmo dire, la presenza dell'idrogeno, che ha ancora maggiormente una maggiore diffusività e quindi ancora maggiormente vede questo fenomeno. Intorno alla dislocazione si accumulano queste particelle, questi elementi che, essendo molto piccoli, diffondono molto rapidamente e hanno una certa capacità di blocco. L'accumulo di elementi intorno alla dislocazione viene a chiamarsi atmosfera di Cottrell. E che effetto ha macroscopicamente? Ebbene, come vedremo fra poco, una dislocazione, se sollecitata, si muove facilmente. La presenza delle atmosfere di Cottrell rende questo movimento più difficile. Che vuol dire, tradotto in termini macroscopici? Che se io, quando sollecito una dislocazione, questa si muove, come vedremo fra poco con l'effetto macroscopico e la deformazione plastica, se lo rendo più difficile, il carico necessario a muovere quella dislocazione sarà più alto e quindi il mio materiale resisterà in modo elastico a carichi più elevati. Guardate qua, nel caso, questa è una simulazione chiaramente, di 10 a 9 atomi, quante dislocazioni abbiamo normalmente? Non si capisce niente, chiaramente. Qui sono indicati solamente gli atomi a ridosso della dislocazione. Cioè, quello che vi ho raccontato relativamente ai reticoli di Bravais, eccetera, eccetera, la posizione degli atomi in condizioni di equilibrio, in posizione reticolare, eccetera, eccetera, ebbene, in effetti, non è proprio così. La quantità di dislocazioni, la densità di dislocazioni è piuttosto alta. E attenzione, cambierà molto a seconda del trattamento termico del mio pezzo, a seconda che il pezzo, per esempio, sia deformato. Avremo incrementi o diminuzioni anche molto importanti della dislocazione, della densità di queste dislocazioni. Questa, per esempio, potrebbe essere una foto di un cubo che presenti appunto queste dislocazioni in quantità piuttosto importante. Quindi in realtà i reticoli di Bravais sono una splendida approssimazione di un sistema ideale, ma il sistema reale vede una densità di questi difetti piuttosto alta. Difetti che, contrariamente alle vacanze, agli interstiziali, non hanno un motivo termodinamico di esistere, sono legati piuttosto alla cinetica del processo di solidificazione e quindi in realtà alla necessità di riarrangiare fra loro durante la solidificazione zone di spazio e solidificano in momenti differenti. Qua vediamo un po' di foto di dislocazione, perché grazie ad alcuni microscopi elettronici particolari a trasmissione si possono vedere, con queste specie di fili neri, si possono vedere appunto le dislocazioni stesse. Vi dicevo, le dislocazioni, se sollecitate, si muovono. E si muovono per carichi molto più bassi di quelli necessari a rompere un intero piano reticolare rispetto all'altro. Immaginiamo il cubo ideale di palline, d'accordo? Se dovessi romperlo o a taglio o a trazione, dovrei rompere contemporaneamente tutti quanti i legami che ho su un determinato piano. E quindi quel calcolo abbiamo fatto inizialmente in realtà dovrebbe essere poi moltiplicato per tutti quanti gli atomi che stanno all'interno del nostro sistema. In realtà, guardate qua che succede. Se io sollecito, qui chiaramente un modello, attenzione,
un cubo che ha una dislocazione, vedete che per poterlo deformare non devo rompere contemporaneamente tutti quanti i piani, ma basterà rompere questo legame che si riformerà fra l'altro a fianco, la dislocazione si sarà mossa, continuando a sollecitare, si romperà di nuovo questo legame qui e la dislocazione affiorerà. Macroscopicamente con una sola dislocazione non vedo ben nulla, ma se ne ho tante, e io ne ho tante, quello che vedo è una lenta deformazione plastica del mio materiale. Cioè il mio materiale si romperà in maniera irreversibile, si danneggerà in maniera irreversibile per carichi molto più bassi di quelli che sarebbero teoricamente necessari, che poi sarebbero quelli necessari a rompere tutti i legami contemporaneamente. Attenzione, se il carico applicato è molto basso, io non necessariamente ho la rottura del legame, potrei avere un leggero spostamento degli atomi, tolgo il carico e si ritorna indietro, quello è il carico elastico, quello che non ha nessun effetto macroscopico irreversibile sul mio sistema. Ma quando do un carico un po' più alto, dove abbiamo la rottura dei legami, vediamo che la dislocazione può viaggiare per sollecitazioni piuttosto basse, fin dove, bah, se questo è un modello di un intero pezzo, immaginiamolo monocristallino, fino ad afferrare sulla superficie. In realtà, nei pezzi reali, le chiavi della vostra automobile, che so, la gamba della sedia, eccetera, non abbiamo mai a che fare con un materiale monocristallino e vedremo che in realtà queste dislocazioni faranno tante altre cose. Guardate qua il modello, il cerchietto serve a farvi vedere lo spostamento degli atomi con l'affioramento del nostro sistema. Lo facciamo ancora un'altra volta vedere. Il cerchio serve ad evidenziare, d'accordo? Quindi le sollecitazioni, le dislocazioni, se sollecitate, si muovono. Non basta. Ma qui vediamo qualche... Se quelli prima erano delle simulazioni, in realtà qua vediamo le vere e proprie dislocazioni. Sono quei filetti che vedete, questi fili che vedete, in realtà sono vere e proprie, dislocazioni. Fare queste... Qui stiamo parlando di ingrandimenti veramente molto spinti. Ecco, vedete come si muove? Chiaramente una sola macroscopicamente non vi dà alcun effetto macroscopico. Servono grandi quantità di dislocazioni che vengono a deformarsi nel tempo. Questo appunto è un reticolo cubico corpo centrato in un ferro puro alfa. Qua vediamo... Qui attenzione, voi qui vedete un pezzo di dislocazione, perché ricordatevi sempre che quando osservate una qualsiasi foto, una metallografia, una micrografia, dovete sempre sapere come ci arrivate a quella foto. Qui in questo caso si deve fare una preparazione metallografica molto particolare in cui il pezzo viene particolarmente assottigliato e voi ne vedete un po' di filari atomici, un po' di piani atomici, d'accordo? Perché la procedura di preparazione è decisamente particolare, quindi in realtà state vedendo una zona molto assottigliata e provata in maniera molto particolare. Qui vediamo ancora altre dislocazioni che si muovono. E qui vediamo ancora, perché vi faccio vedere diverse, perché in realtà vediamo tante cose, le dislocazioni non è che viaggiano da sole, interagiscono con quello che trovano, per esempio altre dislocazioni. Ad esempio, se due dislocazioni si muovono su piani ortogonali fra loro, nel punto di contatto in quel punto si bloccano, ed è un punto di blocco. Se la dislocazione raggiunge quello che viene chiamato bordo grano, vedremo fra poco, sono già cominciato a immaginare, nel caso di materiali monofasici, ma policristallini, che è la stragrande maggioranza dei casi, fra una zona che è omogenea dal punto, cioè una zona caratterizzata dalla stessa, dallo stesso reticolo cristallino, e un'altra zona che ha lo stesso reticolo cristallino ma con altra orientazione, cioè quello che si chiama bordo grano, quel bordo grano risulterà essere un blocco per il movimento delle dislocazioni. Quindi in realtà queste dislocazioni non viaggiano indefinitivamente nel nostro materiale, ma possono essere bloccate per esempio la presenza di inclusioni non metalliche, come vedremo fra poco. Qui vediamo ancora un altro video in cui vediamo il movimento di dislocazione. Questo è un treno, quello che vedete lì. Qui vedete un vero e proprio treno di dislocazioni che si genera da un punto e vedremo fra poco. D'accordo? Alcune di queste si muovono, altre no, perché queste si muovono su piani in cui è agevolato il movimento a seconda della sollecitazione che viene fatta. Non è che si muovono tutte contemporaneamente, si muovono quelle che, considerata la determinata sollecitazione,
vedono il moto della dislocazione stessa come agevolato dal punto di vista energetico. D'accordo? Se io prendo un elastico e lo tiro in una direzione, non mi immagino si allunghi dall'altra parte, si allungherà laddove è energeticamente predisposto il nostro sistema. Le dislocazioni, se sollecitate, non solo si muovono, perché questo dovrebbe essere sicuramente importante, ma insomma vorrebbe dire che la loro densità nel medio materiale è più o meno costante. In realtà, quando le sollecitiamo, queste, oltre a muoversi, si moltiplicano. Secondo il meccanismo detto di Frank Reed. Come funziona? Chiaramente questo è un modello, eh? Immaginiamo, vediamo lì a sinistra, immaginiamo una dislocazione che abbia, come tutte d'altronde, un inizio e una fine. Non è che queste dislocazioni sono dei tubi infiniti, d'accordo? Immaginiamo ad esempio che questa dislocazione parta da un punto, potrebbe essere una inclusione non metallica, che finisca nell'altro punto. Questi punti di blocco sono gli unici due punti dell'intera dislocazione che, se sollecitata, non si muovono. Se io aumento il carico applicato, la dislocazione si muoverà, dapprima arcuandosi, poi, continuando ad aumentare il carico, genererà questa forma, quindi quest'altra, quindi quest'altra e quindi questa. Ma questo è quello che poi osserviamo sperimentalmente, non è una solo teoria. Ma questo vuol dire che noi da una dislocazione siamo passati a due. D'accordo? Questo chiaramente su una dislocazione o due dislocazioni non ha nessun effetto. Quando andiamo a lavorare su un materiale metallico reale, la moltiplicazione può comportare aumenti di ordine di grandezza della densità delle dislocazioni. E quante più dislocazioni ciò, tanto più frequente, probabile, diventa l'interazione di una dislocazione con l'altra. Se io ho tante interazioni fra dislocazioni, diventa sempre più complicato muoverle. Se diventa sempre più complicato muoverle, vuol dire che devo dare un carico maggiore per deformare plasticamente. Cioè, per assurdo, il meccanismo che è alla base della differenza fra resistenza teorica e resistenza reale del materiale, la presenza di dislocazioni, a un certo punto mi diventa un buon modo per aumentare la resistenza a trazione, ad esempio, del nostro pezzo. È quello, per esempio, che noi sperimentiamo normalmente utilizzando un pezzo incrudito, cioè deformato plasticamente, rispetto a un pezzo ricotto, cioè riscaldato a 1000 gradi, dove vediamo il pezzo ricotto ha durezza molto bassa, il pezzo incrudito avrà una durezza molto più alta, poi vedremo appunto con calma. Qua vediamo una foto di una sorgente di dislocazione che ci mette queste dislocazioni, questo treno di dislocazioni. Qua vediamo, vedete la sorgente qui? Poi partono e chiaramente il campo visivo non ci permette di vedere dove vanno a finire, ma qui stiamo zoomando molto all'interno di un grano, quindi il grano è molto più grande del campo visivo di questo video, insomma. Il processo funziona all'infinito? No, fra poco vedremo che non funziona all'infinito, che si generano dislocazioni chiaramente sollecitando. Guardate che succede macroscopicamente, il pezzo si deformerà, perché quello spazio atomico che si aggiunge sulla superficie, vi ripeto, qui stiamo parlando di un monocristallo, andrà via via a deformare macroscopicamente il mio pezzo. Dite, vabbè, ma chi se ne importa? No, non chi se ne importa, perché questo sta avvenendo per un valore del carico molto molto più basso di quello necessario a rompermi contemporaneamente tutti quanti i legami lungo questa direzione. D'accordo? Quindi in realtà una dislocazione, una sorgente di dislocazione che agisse da sola all'interno del monocristallo, quindi senza altri blocchi, comporterebbe una deformazione plastica del mio materiale per valori molto 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 più bassi dei valori che invece sarebbero offerti al mio stesso materiale se il mio materiale fosse ideale. Vediamo l'effetto macroscopico di ciò che sta avvenendo. Immaginate una sorgente di dislocazione che funziona in un cubo che potrebbe essere un nostro monocristallo, ad esempio. Guardate qua che succede, se io ho un grano, per esempio questo da lenticchia, con sorgente di dislocazione, ma il bordo grano mi blocca la dislocazione stessa. La coppia delle due inclusioni con la dislocazione in mezzo mi genera le inclusioni, il treno di dislocazione, qui stiamo sempre sollecitando, non è che questo avviene per nulla, c'è sempre una sollecitazione che sta agendo, ma guardate qua, il bordo grano funge da ottimo blocco per le dislocazioni, non è un blocco perfetto, come vedremo fra poco, e praticamente la sorgente funzionerà finché do carico,
E finché succede che cosa in realtà? Finché la quantità di dislocazioni generate non mi porterà a formare un campo di tensione tale per cui la dislocazione non può che spegnersi. E quindi si fermerà la continua generazione di dislocazioni. Quindi in realtà, adesso che ho cominciato da capo, guardiamo per esempio che succede nel caso di una sorgente di Frank-Reid in un sistema che non è più semplicemente un monocristallo, ma un monocristallo che contenga altre dislocazioni che non si sono attivate, perché vi ripeto, all'interno di un sistema tridimensionale non partono tutte quante le dislocazioni contemporanee, partono quelle che si possono muovere lungo il piano agevolato rispetto alla sollecitazione data. Vediamo che appunto queste possono fare varie cose fino ad affiorare loro stesse. Se abbiamo due dislocazioni, immaginate per a che fare con due dislocazioni a spigolo, una in questa direzione e l'altra in questo è il piano in più, d'accordo? Incontrandosi si possono annullare, può succedere. Ancora, le dislocazioni, come abbiamo detto prima, si possono accumulare in corrispondenza a un bordo grano, le dislocazioni possono essere bloccate da precipitati presenti all'interno del nostro sistema. Ora, il nostro metallo, lo scopriremo durante questo corso, in realtà ha tante fonti di non idealità. Una fonte, per esempio, appunto la presenza di difetti puntuali, lineari, o gli altri che vedremo fra poco. Un'altra fonte è sicuramente il fatto che il nostro pezzo non ha una composizione chimica, estremamente definita. Non abbiamo mai il metallo puro, oppure quando abbiamo elementi di lega non riusciamo a controllarli tutti. Ebbene, quando abbiamo più di un elemento di lega, desiderato o non desiderato, possiamo avere particelle che precipitano all'interno. Queste particelle possono essere, per esempio, particelle con carbonio, possono essere particelle che vengono ottenute mediante legami fra elementi metallici e carbonio, formare carburi, o con azoto, nitruri, o con idrogeno, idruri, oppure formare quelle che sono particelle intermetalliche, cioè zone che sono metallo ma che hanno localmente una composizione chimica diversa rispetto alla matrice base. E di queste seconde fasi vedremo che possiamo averne tante all'interno del nostro metallo e che possono avere effetti a volte anche deleteri sul comportamento meccanico macroscopico del nostro pezzo. Ancora possiamo avere appunto queste particelle che possono interagire con le dislocazioni. Se una dislocazione viaggia e incontra una particella, può fare tante cose. Molto spesso viene bloccata. È una cosa buona o una cosa cattiva? Dipende da molte cose in realtà. Spesso noi lo desidereremo questo comportamento, perché quanti più blocchi di dislocazione ci abbiamo dentro il nostro sistema, tanto meglio sarà per noi, perché vorrà dire che dobbiamo avere più carico per deformare. Molto spesso gli elementi di lega che andremo ad aggiungere nel nostro sistema saranno proprio finalizzati ad aumentare il numero di blocchi delle dislocazioni all'interno del nostro sistema stesso. Ok? Qua vediamo appunto un po' di foto, veramente l'ho fatta io un po' di anni fa, su un microscopio elettronico a trasmissione, dove abbiamo queste dislocazioni che sono, sono bloccate in corrispondenza delle particelle che sono precipitate. Guardate qui, ecco, questa è una prima cosa che dovete assolutamente sempre guardare. Quando avete a che fare con micrografie, siano esse fatte al microscopio ottico, siano esse fatte al microscopio elettronico a scansione o al microscopio elettronico a trasmissione, come in questo caso, il primo elemento da guardare non è mai la foto stessa, ma è sempre il marker, cioè questo elemento qua, che ci dà l'ingrandimento. Ora, nei vecchi libri, anni 60, 70, 80, in realtà nelle micrografie spesso non trovavate questi marchi, ma trovavate sotto nella didascalia per 200, per 300. Oggigiorno non si fa più per un semplice motivo, tutti abbiamo un computer e sappiamo già che una foto, basta prenderla, la allungo, la accorcio, cioè per metterci sotto per 200 non c'è nessun senso. È importante mettere sempre questo marker, appunto, che viaggiando con la foto, posso allargarlo o stringerlo, mi dice sempre quanto ammonta questa distanza, quindi ho sempre l'ingrandimento collegato con la foto stessa. È importante l'ingrandimento perché? Ma perché se non c'è l'ingrandimento non so cosa sto guardando. Se io vado a vedere una lega base, scusate, un alluminio puro, io nell'alluminio puro ho grani cristallini grossi centimetri. Se vado a vedere un acciaio, io ho grani cristallini grossi decine di micron. Se vado a vedere una lega d'alluminio, io ho particelle che precipitano nell'ordine dei
decimi di micron, centesimi di micron, particelle estremamente piccole, quindi in realtà la presenza del marker svolge un ruolo fondamentale. Vediamo che succede se io ho, sempre nei nostri modelli, una sorgente di dislocazioni che agisce all'interno di un sistema che vede, per esempio, dei precipitati indeformabili all'interno, questi cubetti azzurri. Guardate i cubetti, vedete per esempio bene uno qui, d'accordo? Bene, la dislocazione può fare diverse cose incontrando il cubetto, si può fermare, punto e basta, oppure lo può saltare, ma questo processo di climb è più realistico quando ci mette anche un po' di temperatura, quando alza un po' la temperatura, oppure come in questo caso, sul piano in cui sta viaggiando la dislocazione, le dislocazioni possono superare il mio precipitato aggirandole e andando oltre. Lo vediamo qua per esempio. Allora, qual è il vantaggio di questa struttura? Da cui poi fra l'altro saranno fatte, ne conseguiranno alcune scelte progettuali nel nostro materiale, per cui sceglieremo di aggiungere certi elementi invece di altri. Guardate qua. Da questa dislocazione qui, scusate, da questa sorgente di dislocazione partono le dislocazioni. La prima circonderà il primo cubetto e circonderà anche il secondo cubetto. Lo circonda e lo supera. La dislocazione che arriva subito dopo nel treno troverà uno spazio fra le due inclusioni, sulle due particelle, scusate, le inclusioni, che è ridotto e avrà una leggera maggiore difficoltà nel muoversi e così via. Cioè, tanto più genero dislocazioni in un sistema che presenta precipitati che sono quasi indeformabili, tanto più difficoltosa sarà la mia deformazione. Insomma, quello che voglio dirvi è che sebbene queste dislocazioni siano alla base della differenza fra il comportamento teorico e il comportamento reale dei materiali, queste in realtà possono essere sfruttate per rafforzare il nostro materiale, rafforzarle aumentandone in maniera importante la loro densità, rafforzando il nostro materiale facendo interagire queste dislocazioni con dei precipitati. Precipitati, attenzione, che avranno un effetto positivo o negativo a seconda della composizione chimica, della loro morfologia, della loro distribuzione, della loro densità, di tutta una serie di aspetti morfologici di cui appunto parleremo. Prima abbiamo accennato al bordograno. Cos'è questo bordograno? Abbiamo detto prima, noi all'inizio di questo corso abbiamo parlato di sistema monofasico o sistema polifasico. Il sistema monofasico era quel sistema in cui avevamo una sola fase. Il sistema polifasico è quel sistema in cui avevamo due o più fasi e avevamo un sistema polifasico quando una o più delle grandezze intensive, densità, composizione chimica, eccetera, cambiava da punto a punto. Ma anche all'interno del sistema monofasico, in realtà, non necessariamente ho un solo grano cristallino, che vuol dire non necessariamente la mia chiave, anzi mai, la mia chiave è parlare delle chiavi, la gamba della sedia, ha tutti quanti piani reticolari, tutti paralleli fra loro, tutti quanti disposti in un ordine reticolo di conseguenza. Io potrò avere varie zone, ognuno col suo orientamento, d'accordo? Quindi in realtà, andando su un... io potrò avere una zona, facendo un reticolo quadrato di questo tipo, un'altra zona con lo stesso reticolo quadrato, ma con quest'altro orientamento. E ancora una terza zona che potrebbe avere quest'altro orientamento qua. Ebbene, perché c'ho questo? Perché in realtà durante la solidificazione io avrò più punti che partono contemporaneamente a solidificare e ognuno di questi ingrandirà per fatti suoi. Questo cosa comporta? Ma è una cosa fondamentale. Per far sì che il mio pezzo mantenga la contiguità fisica, cioè sia solido, dovrà far sì che questo pezzo sia contiguo con questo e questo pezzo sia contiguo con questo, ovvero dovrà avere delle zone che chiameremo bordograno, nelle quali la differenza nell'orientamento dei piani cristallini venga resa accettabile. Sono zone normalmente di dimensioni piuttosto ristrette, 2-3 distanze interatomiche, quindi una modifica dell'orientamento piuttosto importante. Sono zone in quanto fortemente distorte e sono anche caratterizzate da una certa energia libera più alta rispetto alla matrice del pezzo. Il fatto è che questa energia libera qui sia più alta rispetto al cuore del grano comporta una serie di cose, quali per esempio le precipitazioni che abbiamo parlato, spesso avverranno proprio nei bordi grano, d'accordo? Però
In realtà la mia dislocazione viaggia nel grano. Che succede quando incontra un bordo grano? Bene, normalmente, nella maggior parte dei casi, una dislocazione, quando raggiunge un bordo grano, fondamentalmente si ferma. A meno che, statisticamente, casualmente, quella dislocazione nel viaggiare abbia, persegua un piano di movimento che sia compatibile con l'altro grano, e allora riesce a saltare il bordo grano. Ma insomma, sostanzialmente, il bordo grano risulta essere un blocco abbastanza efficace delle mie dislocazioni. Da qui, guardate qua, la legge di Olpech. Legge di Olpech che mi lega il valore dello snervamento, cioè quel valore del carico unitario in corrispondenza del quale ho l'inizio della deformazione irreversibile, l'inizio della deformazione plastica, in funzione del diametro medio del mio sistema. Quanto più, e qui la legge è R con S uguale ad A più B, A e B sono due costanti del materiale, moltiplicato di meno un mezzo, che vuol dire diviso radice quadrata di D maiuscola, d'accordo? Quindi questo vuol dire che più è grande il grano cristallino, più è basso R con S. Da qui, per esempio, la necessità, in moltissimi casi, di cercare di ottenere una grana cristallina estremamente fine con l'obiettivo di incrementare R con S. Domande fin qui? Scusate, sono andato oltre. Mentre vediamo qua due treni di dislocazione che incrociando si rallentano, e questo rallentamento è proprio legato alla presenza delle zone tensionate, ecco, come fossero delle calamite che però si danno fastidio praticamente. Ci sono domande fin qui? Vediamo cosa succede in corrispondenza di un ostacolo localizzato, un'inclusione presente all'interno del nostro sistema, molto piccola in realtà. Bene, difetti superficiali. Qua adesso stiamo andando verso difetti che hanno in qualche modo dimensioni anche più importanti, a volte sono anche visibili macroscopicamente. Il primo, sicuramente i bordi grano, abbiamo parlato un attimo fa. Il bordo grano, come vedete qua lo schema che abbiamo fatto prima, è quella zona che mi rende compatibile, per esempio in questo caso qui, questo grano con gli altri grani. Non è necessario avere a che fare con sistemi multifasici. Normalmente possiamo avere sia sistemi monofasici che sistemi a più fasi, e praticamente il bordo grano deve rendermi compatibili le varie direzioni cristallografiche all'interno delle varie zone del mio manufatto stesso. Se il bordo grano non esistesse, noi potremmo avere solo delle polveri fatte da monograni, d'accordo? Questa zona è fondamentale per la contiguità fisica del nostro manufatto. Questo bordo grano, in quanto distorto, e qui cercate di fare sempre questa equazione, qualsiasi distorsione presente all'interno di un reticolo cristallino implica un'energia libera maggiore. Siccome i nostri sistemi punteranno sempre ad avere una diminuzione di energia libera, laddove nella mia lega debba avvenire una certa precipitazione di particelle, potrebbe essere per esempio carburi, ebbene queste, la maggior parte dei casi, tenderanno a precipitare lungo i bordi grano. È una cosa che noi vogliamo o che non vogliamo? Bene, dal punto di vista pratico, nella stragrande maggioranza dei casi, noi non vogliamo mai precipitazioni di particelle localizzate a bordo grano o in punti particolari del mio sistema. Quello che ci fa molto piacere non è sempre una distribuzione omogenea delle particelle precipitate, magari in forma molto fine e in forma molto dispersa all'interno del nostro sistema stesso. Questi bordi grano nel nostro materiale sono fermi? No. Guardiamo che succede in un bordo grano se io gli do ai bordi grano. Se io do un po' di temperatura, pesce grande mangia pesce piccolo. Questo perché, immaginate di avere a che fare con due sfere, il sistema costituito dalle due sfere unite è un sistema che ha minore energia libera rispetto al sistema rispetto alle due sfere separate. Questa cosa qua, se vi fate un bel bagno con tanto sapone, lo potete osservare anche all'interno di un bagno di bolle. La bolla più grande andrà a mangiarsi la bolla più piccola, d'accordo? In giro sono sempre gli stessi.
Quindi in realtà in un sistema anche monofasico, policristallino, che sono quasi tutti un po' che da che fare, se io riscaldo i miei grani tendono ad ingrandirsi, e secondo la legge di Olbersch questa non è una cosa buona, perché se si ingrandisce il grano si abbassa il carico di snevamento. Guardate qua che succede qui. È la stessa cosa che abbiamo appena visto su un modello bidimensionale. Perché ve lo faccio vedere? Perché in realtà voi questo non lo vedrete mai. Voi avete sempre, al massimo, al microscopio ottico, una visione tridimensionale. Quindi voi vedrete al microscopio ottico sempre questo. Cioè in realtà manca la sequenza, vedete solo una foto sostanzialmente. E quindi voi potrete vedere questa un'immagine di queste come caratterizzazione dell'eventuale ingrossamento del grano. Ora è chiaro, attenzione, una cosa: non pensate durante la caratterizzazione del vostro materiale, per esempio un'analisi metallografica, di avere a che fare sempre con grani di questo tipo qui, cioè gliastici eccetera. Se prendete un metallo e per esempio lo laminate, cioè immaginate la nonna papera che si usa in casa per fare la pasta, d'accordo? Quella è un sistema a rulli che schiaccia la pasta e la allunga. Se fate una paglia e fieno e schiacciate insieme la paglia e fieno, i pezzi di paglia e fieno schiacciando si allungheranno lungo la direzione. Nei metalli succede la stessa cosa, d'accordo? Quindi in realtà questo è un metallo equiastico, ma se poi faccio un laminato io otterrò grani allungati e deformati, cioè comunque certa deformazione. In questo allungamento, guardate che in questa deformazione, guardate che succede quando io sto sempre deformando. Una deformazione meccanica, oltre a gerarmi il discorso sulle dislocazioni, attenzione, qui stiamo parlando di ordini di grandezza, di ingrandimenti diversi, le dislocazioni agiscono dentro il grano cristallino, qui stiamo parlando del grano cristallino che è una dimensione decisamente più grande rispetto alla precedente. Durante la deformazione i grani si frantumano, si diventano molto irregolari, si formano sottograni, e attenzione, se io poi riscaldo posso ritornare a una forma un po' più rilassata del mio sistema con di nuovo i grani di partenza. Quindi in realtà il nostro materiale, a seconda che io lo riscaldo, a seconda che io lo raffreddo, a seconda che io lo deformo, in realtà ha una vita interna. Vita interna che vede a scala molto molto piccola la modifica delle densità delle dislocazioni, a scala un po' più grande la modifica delle forma, dimensione, distribuzione dei grani cristallini, e vedrà poi tra l'altro una cantina di altre cose. Una cosa che abbiamo detto prima, in realtà un altro difetto presente all'interno di un materiale metallico è sicuramente la superficie proprio del pezzo. La superficie, chiaramente non possiamo avere un pezzo senza superficie, d'accordo? Beh, la superficie è un problema perché in realtà è il modo con cui il nostro manufatto è in contatto col mondo esterno, quindi in realtà è là dove possono partire gli attacchi di corrosione, per esempio. La superficie avrà una sua rugosità più o meno controllata. Noi potremmo fare delle preparazioni per avere un finishing, una preparazione molto spinta del nostro pezzo. Chi si occupa di motociclette vedrà che molti pezzi meccanici sono belli lucenti. Quella lucentezza, a parte che è bello a vedersi, ma vi abbassa molto la probabilità di rottura, perché molte rotture si innescano proprio a partire dalla superficie. Oppure ancora abbiamo a che fare con problemi ad esempio di lavorazione. Se durante una lavorazione casca il martello e colpisce e dà un'impronta sul mio pezzo, quell'impronta diventerà il punto di partenza di una futura rottura. Se durante la lavorazione, per esempio al tornio, l'operatore si stanca, si spara una sigaretta e poi ricomincia a lavorare, molto probabilmente laddove ricomincerà a lavorare col tornio non ci sarà quella che si chiama ripresa, e quella ripresa potrebbe essere un po' più profonda rispetto alla lavorazione iniziale, dando sostanzialmente un'incisione sul pezzo stesso. Quello diventerà il punto di partenza della rottura. Quindi in realtà anche la superficie, che voi non potete prescindere dalla superficie, in realtà è a tutti gli effetti un difetto del nostro materiale metallico, del nostro manufatto in particolare. I difetti di impilamento sono un po' più fini come problematica. Se noi abbiamo, vi ricordate quando abbiamo costruito il nostro reciclo CCC, CFC, disarmare compatto, avevamo una serie di piani che si costituivano uno sopra l'altro per andarci a riempire lo spazio. Un esempio abbastanza facile da visualizzare: immaginate di voler costruire un cubico faccia d'entrata. Quindi abbiamo un piano di massima compattezza,
seguito da un secondo piano a massima compattezza, da un terzo piano a massima, messi in un certo ordine, per darci poi la nostra struttura di tipo appunto cubico, facce centrate. Immaginate per qualche motivo, che non stiamo qua a sottolineare, si inserisca un piano di un CCC, che non ha massima compattezza. Quello sarà a tutti gli effetti un difetto reticolare importante, e questi difetti possono ovviamente interagire con le dislocazioni in vario modo, ma non stiamo qua a dettagliare in maniera eccessiva la formula che potete trovarvi. Questi difetti sono quelli che vedete qui, e possono appunto avere una loro importanza, ma appunto forse per i limiti di questo corso travaglia leggermente, e per cui questo possiamo anche andare oltre. Difetti tridimensionali, qua parliamo di roba un po' più grande. Se le dislocazioni le abbiamo viste al microscopio elettronico a trasmissione, che è un microscopio che vi permette di andare a ingrandimenti di 100.000 per, per esempio, nel caso di micro e macro vuoti o di inclusioni non metalliche possiamo tranquillamente usare il microscopio ottico, o addirittura nel caso dei micro vuoti, micro e macro vuoti, una lente di ingrandimento, o addirittura certi macro vuoti sono utilizzati a occhio nudo. Quando il buco, non stiamo parlando di buchi veri e propri, è di un centimetro, e quello lo vedete da occhio nudo, insomma, chiaramente. Bene, per quanto riguarda le inclusioni, queste sono presenti all'interno del nostro materiale metallico a causa di, sostanzialmente, un limite di solubilità di qualche gas all'interno del nostro materiale metallico. L'esempio più classico è quello dell'ossigeno. L'ossigeno ha una certa solubilità nel ferro liquido, solubilità che diventa zero nel ferro solido. Quindi, quando io sto elaborando la colata, il mio metallo avrà dentro di sé una certa quantità di ossigeno, come vedremo poi quando faremo un po' di siderurgia. Noi ce lo mettiamo addirittura dentro l'ossigeno, a un certo punto ci servirà per poter ottenere la trasformazione della ghisa in acciaio, e praticamente il nostro ossigeno, quando stiamo solidificando, potrà fare tante cose. Se ci dice bene, gorgoglia, va via. Se ci dice male, reagisce con il ferro, con gli altri elementi lega, a formare particelle che rimangono inglobate dentro il nostro, nostra matrice metallica. Queste particelle, qui questo sono allungate perché è stato laminato, in realtà sono delle vere e proprie soluzioni di continuità per la nostra matrice metallica, cioè è come se fossero dei buchi. Sollecitando, queste particelle non hanno alcuna capacità di trasmettere la sollecitazione. Il nostro pezzo è come se fosse bucato all'interno del sistema. Qua guardate il marker, stiamo parlando di, per esempio in questo caso, inclusioni da 25 micron. Non sono particolarmente grandi, ma sono comunque un problema. La normativa UNI, nel caso di analisi metallografiche, vi fissa le caratteristiche morfologiche di queste particelle non metalliche, andando a lavorare su dimensioni, forma e distribuzione, caratterizzandovi quelle più pericolose e quindi dando dei veri e propri limiti di accettabilità e quelle meno pericolose. Vi dico questo perché quando vi dovrete trovare a fare degli acquisti per un'azienda, è importante non solo caratterizzare l'acquisto dal punto di vista della composizione chimica, ma per pezzi particolarmente critici, caratterizzare anche gli aspetti metallografici. Non è raro che vi possano essere consegnate qualche centinaia di tonnellate di un acciaio che rispetta tranquillamente la composizione chimica del capitolato, ma che è zeppo di inclusioni, e che per voi sarà sostanzialmente inutilizzabile. Quindi in realtà, nel fare il capitolato, sarà bene sempre indicare la norma che deve essere rispettata non solo per la composizione chimica, ma anche, a volte soprattutto, per la presenza di inclusioni, quelle che per voi sono relative al limite massimo accettabile. Qua vediamo addirittura, poi quel marker è di un millimetro, vedete? Dei microvoti, micro, mica tanto, perché a un millimetro, due millimetri, ci avete gli occhi nudi sostanzialmente, e qua le radiografie conseguenti con questi microvoti. La radiografia è spesso un metodo non distruttivo per caratterizzare l'eventuale presenza di porosità importanti. Quando le faccio? Ma dipende dal manufatto. Se sto producendo tombini per fogna, non ci penso neanche a fare la radiografia. Se sono per tombino, pace amen. Se sto facendo alberi motore per camion, la radiografia va fatta col 100% dei pezzi. D'accordo? Quindi in realtà dipenderà molto sempre anche dal nostro manufatto. Bene, per quanto riguarda quindi i meccanismi di, per quanto riguarda quindi le difettosità presenti, il quadro più o meno è quello che vi ho raccontato. Come vi ho già accennato, ma come possiamo appunto vedere meglio adesso, in effetti molti dei difetti di cui abbiamo parlato in realtà possono poi praticamente
essere sfruttati per rafforzare la nostra lega. Sembra quasi un controsenso, cioè gli stessi motivi per cui ci viene a mancare la corrispondenza fra idealità della proprietà meccanica e la realtà, a volte appunto di 100 volte, 1000 volte più bassa, della resistenza a trazione, in realtà quegli stessi meccanismi li posso, chiaramente in maniera controllata, utilizzare per migliorare il comportamento meccanico. Uno di quelli che vengono essere chiamati meccanismi di rafforzamento è sicuramente l'incrudimento. Cioè, che cosa? È quel meccanismo secondo il quale, deformando, aumento in maniera artificiale il numero, la densità, scusate, di dislocazioni presenti al mio pezzo. Quanto più deformo, tanto più attivo le mie sorgenti Frank Reed, tanto più diventa alta la densità di dislocazioni, tanto più diventa difficile per loro muoversi. Io quello che devo fare per aumentare la resistenza a trazione è impedire il modo di dislocazioni. E quindi deformo plasticamente. Guardate qua come cambia questo diagramma tridimensionale, dove ho alle ascisse la deformazione unitaria, alle ordinate la sollecitazione applicata. E qui quanto deformo, come cambia la forma della curva. Questo per esempio potrebbe essere un acciaio non deformato, ricotto per esempio. Guardate man mano che deformo, per esempio laminando, come cambia la curva. Il valore di snervamento aumenta, l'R con M aumenta, ma attenzione, mi cala la deformazione a rottura. Due parametri normalmente che vanno in maniera difforme. Se aumento R con S, R con M, diminuisce l'aumento a rottura. D'accordo? Diventa un po' più fragile in qualche modo. Però io spesso, dato che il mio pezzo dovrà lavorare normalmente in campo elastico, molto spesso apprezzerò il fatto che l'R con S, cioè lo snervamento, possa aumentare a valori anche importanti. Altro modo per migliorare il comportamento meccanico, altro meccanismo di rafforzamento, abbiamo visto prima, è quello che ci segue la legge di Olbecht. La legge di Olbecht ci dice che lo snervamento, che vi ripeto è definito come il carico unitario al di sopra del quale le deformazioni non sono più elastiche, cioè non sono più reversibili, è legato alla dimensione media del grano cristallino secondo questa legge molto semplice, che ci dice che quanto più è grosso il grano, tanto più è basso R con S, o viceversa, quanto più è piccolo il grano, tanto più è alto R con S. Quindi io, durante l'elaborazione del mio manufatto, durante la preparazione del mio manufatto, durante l'elaborazione del mio acciaio, tanto più fine sarà la grana cristallina, tanto più alto sarà R con S. È una cosa che voglio sempre, ma dipende. Se il mio pezzo deve essere deformato plasticamente perché deve essere portato in forma, io non voglio R con S molto alto. Io vorrò R con S molto alto, o relativamente alto, quando il pezzo dovrà essere posto in opera. Quindi cominciamo già a capire una cosa, e cioè io non è che faccio la colata, prendo il mio semilavorato, la mia barra, il mio blu, il mio piatto e immediatamente lo porto nelle condizioni di miglior comportamento meccanico. Molto spesso, prima di tutto, dovrò portarlo nelle migliori condizioni di lavorazione e successivamente applicare procedure per portarlo in condizioni di alto R con S e altri parametri che vedremo fra poco. Alligazione. Voi, a parte il Domopack, la pellicola quella di alluminio per conservare il pollo, eccetera eccetera, metalli puri non avrete mai tra le mani, voi avrete sempre a che fare con leghe. Perché questo? Bah, perché le leghe vi danno luogo a tante fasi, ma anche se non dessero luogo a tante fasi, perché gli elementi di lega vanno a interagire con le dislocazioni, andandosi a mettere all'interno di queste zone deformate e rendendo più costoso dal punto di vista dell'energia il movimento delle stesse dislocazioni. E quindi, se io aggiungo elementi, questi si vanno a posizionare in modo tale da rendere più difficoltoso il modo delle dislocazioni stesse. In realtà, normalmente l'alligazione spesso si usa per generare precipitati utili. Attenzione, i precipitati possono appunto avere, come dire, un effetto positivo e o negativo, dipende da tanti fattori. Possiamo avere quelle che si chiamano particelle deformabili. Le particelle deformabili quali sono? Sono tipicamente quelle particelle intermetalliche, cioè quelle zone che sono a tutti gli effetti metalli, ma che hanno una composizione chimica diversa rispetto alla matrice,
e che hanno, nel caso delle particelle deformabili con reticolo coerente, un reticolo che non è tanto dissimile dal reticolo della matrice di base, quindi praticamente la dislocazione arrivando riesce ad attraversare il precipitato rallentando, d'accordo? E quindi se rallenta diventa più difficile la deformazione macroscopica del mio materiale. Possiamo anche avere particelle indeformabili, nel caso per esempio dei nitruri, nel caso dei carburi, che possono avere effetti positivi o negativi, dipende da tanti altri fattori. In questo caso la dislocazione tipicamente arriva, non riesce a superare il pezzo, e per superare il pezzo, scusate, la particella, per superarla spesso bisogna dare della temperatura, e praticamente la dislocazione in questo modello bidimensionale riesce a saltare il precipitato scavalcando, scalando, processo di climb, riesce a superare la dislocazione saltando da un piano reticolare all'altro. Guardiamo un po' cosa succede in queste tre simulazioni se io ho una dislocazione che passa e per esempio sul piano reticolare, sul piano di interesse per il movimento della dislocazione, la presenza di due particelle. Guardate che ci sono quelle grigettine che sono tante, ma le due che interessano questa dislocazione sono ovviamente queste due che stanno sul piano in cui passa la dislocazione. Spingo, tiro, 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 tiro. Per superare la coppia di particelle, due piccole piuttosto ravvicinate, il carico necessario, vediamo qua sotto, sarà abbastanza alto. 52 MPa. Se le particelle sono un po' più grossolane e magari un po' più distanti, vediamo che il carico necessario a superarlo è un po' più basso, 27. Se le particelle sono un po' più grossolane e ancora più distanti, il carico necessario a superare queste particelle sarà ancora più basso. Quindi in realtà la presenza di precipitati non è necessariamente positiva o negativa, dipenderà dalla loro morfologia. Quando parleremo di trattamenti termici, scoprirete, devo riscaldare a 485 gradi per mezz'ora, sembrerebbe alchimia. No, è fatto per mettere a punto una lega che veda precipitare in maniera ottimale quelle determinate particelle. Se faccio un trattamento diverso, posso avere un pezzo che si rompe con estrema facilità, senza grandi difficoltà.